Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e faccio questa breve introduzione solo per dirvi che per il mese di agosto farò il video senza il blue screen e soprattutto vi devo dire che questo episodio di oggi non mi è piaciuto. Però adesso scopriamo perché. Primo motivo, non ci sono combattimenti, diciamo, tutti belli fighi. Poi ci sarà un combattimento dove ci sarà C17. E questo, diciamo, mi è piaciuto molto perché C17, diciamo, l'hanno trasformato in un personaggio che già era tutto figo di suo, che era abbastanza forte, adesso è proprio spaccone, molto forte, però credo con molta probabilità non arriverà alla fine del torneo. Credo che alla fine ci arriveranno Goku, Gohan, Vegeta, forse, ma probabilmente sì. Però diciamo Goku e Gohan, secondo me, saranno quelli più importanti in questo torneo. Quindi diciamo che sto facendo questo video in questo modo e per tutto agosto sarà così, praticamente dove parlo insomma delle mie cose personali che ho pensato su questo episodio, quindi diciamo che farò sì una recensione, però metterò molto di mio per fare una recensione più che altro dove faccio un'opinione di quello che ne penso. Quindi cominciamo subito con questo episodio. Subito abbiamo una breve introduzione da parte di Zeno, con il famoso Pad God, qualcosa del genere, quello dove si vedono tutti i combattenti dei vari universi, abbiamo un'introduzione dei vari universi e comunque di quelli che sono stati sconfitti. E gli Zeno dicono ovviamente che già sono stati eliminati tanti, e così in poco tempo, perché alla fine dell'episodio viene detto che mancano ancora 39 minuti. Quindi è passato circa 9 minuti, mettiamo, perché erano 48 prima, quindi in 9 minuti sono state eliminate veramente tante persone, di cui un universo intero, ricordiamo l'universo 9. Tra questi riusciamo a prendere in considerazione l'universo 6, dove, se vi ricordate nella recensione che avevo fatto, avevo detto che non avevano elencato due personaggi, infatti ne mancavano due e ne avevano elencati solo 8. Da queste immagini, come potete vedere, vediamo che ci sono due Namecciani nell'universo 6. Bello, bello perché diciamo sono speculari, però ve la potete inventare qualcosa perché Namecciani va bene. Secondo punto, ho detto che questo episodio non mi è piaciuto tanto, soprattutto perché secondo me non ci hanno messo abbastanza impegno, perché usavano, adesso vi dirò il vero problema, usavano scene identiche, ma cambiavano solo le parole che mettevano sotto e quindi cambiavano solo i sottotitoli che mettevano in italiano e le parole che dicevano in giapponese. E usavano praticamente per tutto l'episodio, hanno usato scene abbastanza uguali e soprattutto ritornano in modo veramente eccessivo i combattimenti, quelli con le stelline che vedi da tutte le parti, quelli che una volta c'erano in Dragon Ball. In questi tempi non se ne erano visti molti, ma questo ne è pieno perché non lo so che sta facendo Toei, però fatto sta che è così. No, non mi piace questa cosa, però speriamo, come dico sempre, che stiano facendo queste cose per guadagnare tempo, per avere degli episodi migliori dopo, anche se. Quindi vediamo il secondo universo che fa tutte le cose che, come potete vedere da questa immagine, sembrano, non lo so, Sailor Moon portato su Dragon Ball, e c'è praticamente Brion e altre due compagne che si trasformano e tutte le cose, e c'è stata una scena veramente divertente. Sotto questo punto di vista l'episodio mi è piaciuto in questa parte, cioè che loro mentre si trasformano, che fanno tutte queste cose, arriva C17 e gli lancia un raggio e distrugge, come vedete qua, distrugge tipo tutta la montagnetta in cui stavano facendo questa esibizione. E il bello che è Goku si arrabbia e gli dice: "Ma che stai facendo? Perché l'hai fatto veramente tu?" E poi correndo arriva Toppo e gli dice: "La posa e come si presentano i personaggi, cioè come si presentano i combattenti, è molto importante, quindi non ti permettere più a ostacolarla." E quindi poi, come vedete, come adesso vi dirò, praticamente loro avevano fatto quasi tutta la trasformazione, dopo che C17 ha sparato il raggio, l'hanno rifatta. Ci sono stati 2 minuti e mezzo identici ai 2 minuti e mezzo di prima. Per farvi capire che cosa vi stavo dicendo. Poi, come possiamo vedere in questa scena, anche tipo il Kaioshin e il Signore della Distruzione erano veramente arrabbiati, perché diciamo che era una scena così, tutta dove si trasformavano, e l'ha rovinata. In più vi faccio una breve introduzione, diciamo, di questi tre personaggi che si trasformano dell'universo 2. E sono il primo Ribrion, che si trasforma in quella cosa grossissima, tutta cicciottosa, tutta amorosa, che
Bene, abbiamo visto, abbiamo conosciuto, diciamo, nella intro. Poi abbiamo Cacunza, che è questa specie di gatto tutto felino, e stranamente io me lo immaginavo che tutte e tre si trasformavano e diventavano grosse. Però no, come possiamo vedere, come vedremo anche dalla prossima, non sono grosse, quindi boh, solo Ribrion, da carina diventa una palla amorosa, vabbè. E poi c'è Rosy, che sembra un Pikmin di quelli là che ci sono della Nintendo, se... Mettete, adesso vi metto un'immagine qua, è identico. Poi c'è il Kaioshin del universo 2 che dice: ah, oh, siete bellissime, e Krillin, un'altra parte divertente, come vediamo qua, Krillin dice che erano più belle prima perché si sono trasformate. È bello, vero, vero, verissimo, bravo Krillin. Primo attacco di Ribrion è praticamente lei che lancia dei cuoricini che appena scoppiano emanano una specie di aura, una specie di profumo che ammalia tutti i vari personaggi, però ovviamente non ha effetto su nessuno, e si vede anche una scena dove non ha effetto su Maestro Mutant, che ha fatto quegli allenamenti per non essere attratto dalle ragazze, vabbè, tutte queste cose. E ovviamente, come vediamo sempre, arriva il famoso Jiren e, come vedete qua, tutto il profumo via. Proprio perché lui deve fare la parte di quello che risolve tutte le cose, perché è il più forte, è bellissimo. Poi c'è Vegeta che sfida Ribrion, che fa tutta la spaccona, vedi, sono troppo forte, non è vero, tu sei scarsa, e praticamente si trasforma in una palla e gli va addosso. E Vegeta ha una specie di cosa strana, non ho capito cosa, fatto sta che tipo si imbarazza, non lo so. E quindi scappa, e praticamente Ribrion palla, continua ad andare avanti e butta giù uno dell'universo 10 che si doveva scontrare con Junior. E quindi si vede che i Zeno tolgono questo personaggio e si vede che l'universo 10 gli mancano solo tre combattenti, che non sembrano tutto sto granché perché non sono nemmeno stati visti tante volte, forse solo una volta nell'introduzione. Quindi mi sa che l'universo 10 rischia veramente forse il prossimo che se ne andrà, e mi dispiace perché c'è Gowazo, c'è Zamasu, però devono essere tutti distrutti, quindi alla fine me lo dovevo aspettare. Poi c'è una piccola scenetta per non lasciare indietro le altre due compagne dell'universo 2, c'è Rosy che combatte contro di Goku, gli lancia delle sfere, e vabbè, è abbastanza inutile, solamente per non lasciarla da parte mentre le altre combattono. Dopodiché, infatti, c'è il combattimento tra C17 e Cacunza. Finalmente Cacunza tutta così, tutta arrabbiata e felina, e diciamo che sfrutta il suo territorio dov'è per saltare e andare in velocità contro C17. E quindi c'è tutta questa scena con tutte quelle palline che vi dicevo, tutte le lineette dove loro combattono. Dopodiché, dopo che C17 si è stancato, crea una bolla, lei sbatte sulla bolla e C17 inizia a far girare questa sfera e la scaraventa fuori dal, diciamo, campo di battaglia. Però c'è Vikal che la salva volando. Dopodiché praticamente Cacunza riesce ad attaccare C17, fa un foro enorme, lo butta sottoterra, tutte queste cose. C17 dice: basta giocare, mi sono stancato, e apre gli occhi e dice: adesso, tipo una cosa del genere, adesso la sistemo io. E in quel momento è tipo: bravo C17, sei forte, sei figo, e quindi perché devi morire? Quindi come prima cosa attacca Vikal e praticamente la scaraventa fuori subitissimo. Dopodiché attacca Cacunza e la sconfigge praticamente andando sul sole, che è in questo mondo del nulla, chiamiamolo, perché così Cacunza non lo poteva vedere. Quindi va su questo sole, e da questo sole, appena Cacunza sta per arrivare, lui gli lancia, come potete vedere, gli lancia una specie di sfera enormissima, potentissima, e Goku gli fa i complimenti perché dice che se lo aspettava, perché nel loro combattimento non aveva sicuramente dato le carte migliori. L'episodio finisce con una Ribrion arrabbiatissima con C17 perché prima gli sconza l'introduzione, che loro si cambiano, diventano, si trasformano. Dopo sconfigge Cacunza, quindi praticamente c'è questa Ribrion arrabbiatissima, dove nel prossimo episodio speriamo che distruggano sia Ribrion e distruggano anche Ronzi, quella là, quella che disturbava Goku, perché così almeno il secondo universo ce lo togliamo dai piedi. Nel prossimo episodio, di diciamo eclatante, non si vede abbastanza niente, solamente si vede
e soprattutto si vede nei sottotitoli che praticamente Gohan dice a Piccolo di allearsi per sconfiggere l'universo 10 e vediamo anche che Gohan dice che adesso attiverà il suo potere più forte, supererà il suo limite. Io credo che alla fine non si trasformerà in niente, oppure se si trasformerà, non so che trasformazione potrebbe mai avere, tipo un Mystic 2, Gohan Mystic 2, non lo so, oppure magari un Super Saiyan 2, che non lo vediamo da tanto, oppure no, non ho idea in cosa si può trasformare, fatto sta che sicuramente aumenterà di molto la sua forza. Per questo video è tutto, io vi ho raccontato la mia esperienza con questo episodio, se vi piace questo video lasciate un mi piace, commentate e andate a vedere anche gli altri video che abbiamo sul canale, passate sulla pagina Facebook e sul blog che sono in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!